Sono molto rammaricato oggi per queste assai ingiustificate affermazioni del Presidente. Proprio l'altro giorno, per la correttezza dei rapporti che ci contraddistinguono, il mio capo di gabinetto, oggi definito fesso, al quale va con la mia totale solidarietà, chiaramente, dal Presidente Laurentiis, si è recato dal Presidente Laurentiis, al quale ha illustrato le ore decisive per un risultato storico per lo sport e soprattutto per lo Stadio San Paolo, del quale parliamo in questo momento. E noi stiamo per chiudere un accordo in cui ci sono risorse economiche vere, certe, nella quantità e nel tempo in cui saranno realizzate per ristrutturare completamente e far diventare un gioiello lo Stadio San Paolo. Ovviamente tutto questo Auricchio è andato a illustrare al Presidente che si farà in modo che non incide per nulla sulle attività dell'importantissimo campionato prossimo, Champions e campionato che andremo a disputare, perché alcuni lavori si dovranno necessariamente realizzare entro la primavera del 2019, altri si potranno fare dopo, quindi i tifosi non subiranno nessun nocumento, invece quello che rischia di subire nocumento è il portare a casa il risultato, perché a nessuno sfugge che per portare un risultato che vede uniti tra mille difficoltà il governo nazionale, il governo regionale, le università, il sindaco di Napoli, il CONI e tutte le istituzioni, con il grande lavoro che abbiamo fatto per poter ottenere queste risorse, unica città d'Italia in cui c'è uno stadio in cui si ottengono dei finanziamenti certi, imponenti e immediatamente spendibili senza che la società cacci un euro. Quindi non dico che mi sarei e ci saremmo aspettati una dichiarazione di plauso del Presidente Laurentiis, ma sinceramente sentirci insultare, evidentemente quando si vuole sviare l'attenzione da altro, è davvero qualcosa che fa male. Quindi noi siamo concentrati proprio in queste ore, perché mentre parliamo il mio capo di gabinetto si trova forse ancora nella cabina di regia per chiudere questioni importanti come il villaggio delle Universiadi, anche lo stesso Stadio San Paolo, forse anche la tempistica di questo intervento, che veramente non riesco a capire qual è l'obiettivo, perché i concerti non c'entrano nulla. Poi su alcune sue dichiarazioni non mi dilungo perché sono di natura diffamatoria e quindi ho ragione di ritenere che il Presidente, spero che il Presidente abbia l'immediata capacità di fornire le scuse alle persone diffamate, altrimenti su quello è inutile che interloquiamo perché è materia giudiziaria. Non vedo altra sede in cui si possa discutere di alcune sue affermazioni. Concerti purtroppo non ce ne sono. L'unico concerto che c'è, potremmo dire, che unisce la città e che veramente mi dispiace pensare che solo lontanamente De Laurentiis abbia potuto fare riferimento al concerto per Pino Daniele, che in questo momento unisce sicuramente più di De Laurentiis, che diventa un fattore divisivo in città e non un fattore che unisce, e quindi non possiamo fare polemiche su quello concerto, che non incide per nulla sui tempi di realizzazione. E quindi davvero mi auguro, ma lo dico con sincerità, siccome in questo momento in città c'è una forte unità su tante cose, sulla squadra c'è un'unità che tutti pensano che il Napoli ha vinto lo scudetto sul campo e lo scudetto è l'onestà. C'è un bel clima in città, davvero non si comprende queste dichiarazioni piene di astio, di rancore, di odio e di violenza verbale. Quindi adesso veramente siamo concentrati a portare a casa il risultato dello Stadio San Paolo, che è fortemente minato dalle dichiarazioni di De Laurentiis. E chiudo su questo: se noi non portiamo a casa il risultato in queste ore, non ci saranno più soldi per lo Stadio San Paolo. Quindi a quel punto, o se lo fa il Presidente De Laurentiis lo stadio, o lo stadio verrà messo in vendita, perché noi altri soldi non ne avremo, e questo è assolutamente chiaro. Però io sono certo che noi il risultato, nonostante De Laurentiis, lo porteremo a casa, i lavori si faranno. Voglio tranquillizzare i tifosi che sarà uno stadio bellissimo perché ho visto il progetto, si va dai sediolini, ai bagni, alla videosorveglianza, all'impiantista, sono tanti milioni di euro, c'è tanta fatica dietro a questo e veramente spiace che di fronte a un obiettivo di questo, con soldi non della società, ma con soldi pubblici, in modo da lasciare libera la società di investire sulla squadra, tu ti devi trovare queste dichiarazioni. Cioè veramente viene da pensare che il Presidente si sia recato qualche ora in qualche posto dove la temperatura è molto calda e non si è riuscito a contenere. Quindi io domani mattina sarò il primo ad applaudirlo se mi troverò delle dichiarazioni veramente in cui egli corregga il tiro, perché altrimenti questa volta veramente si rischia da parte sua di fare un danno enorme alla città e noi non siamo assolutamente disposti a
a fare in modo che la città paghi delle conseguenze per l'irresponsabilità di un presidente che non riesce a contenere il proprio polmone, la propria voce quando parla.